Romagna. Ci scusiamo con tutte le persone della mia Romagna, non vogliamo urtare la vostra sensibilità facendovi vedere oggi la lasagna vegana. Hai, arigato gozaimasu. Salve a tutti! Ciao! Nello scorso video aveva vinto il vegano 2, che era un hamburger, mi ricordo che c'era dei panini, però il negozio è scomparso. E quindi oggi mangiamo il vegano 1 e c'è una sorpresa, la lasagna vegana. Andiamo all'unboxing, andiamo, dai! Sono queste cose adesso che vanno di moda, a mischiare il vegano col CBD, questa roba qua. E poi questo qui, Tokyo Velte Caffè, line account, vedi che però c'è andato anche il menù, guarda bene, Questa, vedi, è un posto di classe, vedi, quella... Ci sono anche i dolci, non l'hai voluti i dolci però, vero? Non l'hai voluti. Che cosa abbiamo qua? Panino finto, contorno finto, contorno vegano, poi panino con qualcos'altro vegano e la lasagna vegana. Facciamo vedere la base della lasagna vegana subito, bene. Vegano, vediamo se è anche sostenibile, sempre più piccola diventa questa però lasagna. Però buon profumo di oregano. Ah, però bella, non sembra malissimo, dai. Va bene, dai, ho fame, ho tanta fame, andiamo a mangiare. Va bene, io direi di cominciare a mangiare. Sei contenta? Ti vedo contento oggi vegano. Sì, Tante persone ci erano spesso di fare video sul cibo vegano, che qui a Tokyo, insomma, a volte può essere difficile. Questo qui sento che è freddo, quindi possiamo anche questo, quindi cominciamo dalla lasagna. Ci scusiamo con tutte le persone della mia Romagna, eccetera eccetera, non vogliamo urtare la vostra sensibilità facendovi vedere oggi la lasagna vegana. Tra l'altro bisogna vedere se è vegana, cioè c'è scritto 100% vegano, però state attenti vegani e vegetariani quando venite in Giappone, perché capita spesso che voi andate in un posto che è vegano però c'è il dashi. Dashi non è vegano, dashi è pesce, e quindi state sempre attenti a quello che prendete, informatevi bene che non ci sia il dashi, perché poi è vegano? Sì. C'è il dashi? Sì. Che vegano è allora? Ecco, vedete come si presenta la lasagna vegana? Eccola qua. Non sembra malissimo così. Buon profumo di origano. Buon profumo si sente, sì, l'origano molto si sente. Fa vedere dentro. Che ci sarà dentro? Polvere di soia, no? Vabbè, comunque. Non male. Buona. Sembra carne questa qui. Sarà soia? Dai, sommito. Diciamo che se non mi dicessero che è vegana, non direi che è tipicamente italiana, perché qui oggettivamente c'è un po' troppo origano, no? Che ne pensi? In Italia tutto sto origano. Però devo dire che non è male. Però se ci fosse formaggio. La riprenderei, guarda, sai, ti dirò. Pulisco anche il piatto. Poi ci abbiamo anche. Ma quando è finito lo mangiamo, questi panini, come li avevamo presi? Tanto lo apro, guarda. Il tonno è American barbecue. Eccolo, questo è il tonno finto. Ah, guarda qua, il tonno finto non si presenta molto bene. Vediamo, faccio vedere. Sembra un po'. Vediamo, sentiamo un attimo al volo. Com'è? Però sembra. Sembra la consistenza del tonno e maionese, sì, effettivamente tonno. Non è male. E poi? Poi? Che avevamo preso caprese, che era? C'era American barbecue. Ah, American barbecue? Ah no, caprese lo volevo io, ma poi te non. Me l'hai bocciato. American barbecue, eccolo qua. Sembra col chili questo. Questo lo mangi te, eh? L'hai voluto te, lo mangi te, eh? Io mangio il tonno. Che vuoi sentire? Siamo questo? Magari è più buono questo, la carattere. Che fai pezzetti? Io non lo voglio, magari tutto non lo mangio. Vuoi quello nel mezzo dove c'è più roba? No. Se no ti do quest'altro, Ora taglio il tavolo, Sentiamo questo com'è? Tadakimasu. C'è i ceci. Cioè, a me non piace molto, cioè nel senso cattivo non è, però. Il gusto è come barbecue sauce affumicato, Ma non è male invece, adesso l'ho perso un po' di più. Al secondo morso è meno male. Non lo so, vabbè, non è malissimo. C'è un po' troppo cavolo, credo. Vedi come è fatto qui. Ok. Vabbè. Che avevamo mangiato, che abbiamo provato via via negli anni vegano? L'hamburger. Care. Perché è curry vegano abbiamo preso? Gomitas.
Ah, che era indiano, sì. Perché soprattutto nel sud dell'India ci sono molti indiani, qui a Tokyo, e nel sud dell'India ci sono molti vegani, e quindi la cucina vegana che si trova qui a Tokyo, di persone che fanno, che vengono, che la fanno, che vengono dal sud dell'India, che propongono qua la loro cucina, sono vegani. Tra l'altro molto buono il naan con... Buono veramente. Andiamo a sentire questo? Taglielo te, vai. Il tonno. Se questo magari mezzo lo mangio, te la dai tutto quello lì a te, guarda. No, vabbè, lo mangi più tardi, io non lo mangio comunque. Cioè, preferisco mangiare metà di questo che un altro pezzo di quello lì. Sì, sicuro. Anche perché il panino col tonno è il mio panino preferito, quasi. A Perugia c'è il sandwich con i carciofini. La maionese, capo, insomma, proprio buono, buonissimo. Quando facevo l'università lo mangiavo sempre. Cioè, avete la brutta abitudine di fare i panini qua, li mette tutta la roba in cima e niente in fondo, comunque in questo paese. Sentiamo questo? È più fresco almeno. A me piace di più. Un po' di sale in tutti e due non starebbe male, eh? No? Pensi no? Va bene anche così. Questo mi piace. Ne mangerei uno intero. Se ci mettessero cappelli, più buono, Coi capperi? Sì, mettono i capperi, sì. È molto difficile in Giappone, soprattutto quando giri come me, trovare la cucina vegana. Perché quando sei in giro, a parte il prezzo, però sai, il prezzo non è un problema, no? Perché uno alla fine il prezzo se lo puoi permettere oppure. Comunque sia, non è che stiamo parlando di cifre, però si spende di più del normale. Però con i gruppi è difficile trovare qualcosa di vegano. C'è un'applicazione che funziona in tutto il mondo, che chi è vegano, vegetariano, la conosce sicuramente, si chiama Happy Cow, che uso anch'io ogni tanto per cercare qualcosa quando ho qualche persona nel gruppo con me vegana. Non c'entra niente con la situazione, ma a proposito di posti in cui mangiare cose particolari quando si hanno delle esigenze. Il problema più grande di quello che ho visto in questi anni accoppiando persone sono i celiaci. I celiaci sono quelli che hanno più difficoltà di tutti. Ora, quella è una condizione clinica, il veganesimo è comunque una scelta di alimentarsi in un certo modo, quindi sono due cose che sono diverse. Però diciamo, nell'esigenza di trovare una cucina diversa da quella che viene proposta normalmente in giro, chi ha problemi quindi di celiachia è un problema in Giappone. C'è poca sensibilità da questo punto di vista. Vegano invece comunque sia, si spende di più, si fa un pelo più di difficoltà normale a trovarlo, però comunque c'è. Anche perché quando cammini per la strada, insomma, c'è Matsuya, Sukiya, il fritto, il tempura, il sushi. Cioè, il sushi vegano non c'è, è il sushi col cetriolo. Tonkatsu vegano ancora. Il ramen vegano lo fanno da molti posti, e tra l'altro quello di Jiangara, te l'hai mai mangiato vegano? Ma È proprio buono, cavolo, veramente buono. Meno male che non lo volevi, sei a raccattare proprio tutti i pezzettini. questo pane con la farina di soia e anche quella pasta di lasagna era con farina di riso. E dove si trova sta roba? Hai detto che è una specialità di... Anche all'aeroporto di Haneda si compra quella lasagna. All'aeroporto di Haneda. Va bene, quindi se andate all'aeroporto di Haneda e vi piace la voglia della lasagna vegana, c'è quello lì, va bene. Va bene, io direi che possiamo andare alle scelte, quanto abbiamo speso e le scelte per il prossimo video, ok? Siamo al conto, che faccio diverso questa volta, che io parlo di qui e ho il telefono qua. Quanto abbiamo speso? 5.584 yen. Quanti sono in euro 5.584 yen? 5.584 yen giapponesi corrispondono a circa 34,67 euro, che avete visto quello che dicevo prima? Buono, però è caro. Questa stessa roba fosse stata un'altra cosa, fosse stato così, tre pezzi così, avremmo speso, diciamo, quel costo unitario più o meno è di 1.620 yen, e quel panino non è poco. La lasagna 1.920 e i panini 1.620 loro. Costa, Vedete, costa. mangiare vegano in Giappone costa. Andiamo alle scelte per il prossimo video. Ecco le scelte per il prossimo video, ritorna dopo tanto il sushi. Questa è la prima scelta, che è Sushi 1, che però è Sushiro, è una catena famosa che trovate in giro. Questa è la guerra tra le catene di sushi che trovate in giro normalmente. Sushi 1, Sushiro, che veramente trovate ovunque, vero? Sì. Ecco qua, questo è quello che propone Sushiro.
Seconda scelta, altra catena che ultimamente, tra l'altro, vero, cioè, è molto più presente di prima, essere innovata, è Kura Sushi. Eccolo qua, Kura Sushi, questa è la proposta di Kura Sushi. Ora, ecco qua, forse è un pelo più varia, credo, però Sushi Ro e Kura Sushi sono veramente ovunque. Quindi, scelta 2, Sushi 2, scusate, Kura Sushi, però sono Sushi 2. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete. Dai, commentate, sì. Iscrivetevi al canale e anche Viaggio. Il Viaggio dove lo trovano? Dai, tondake.it, sono 8 anni. Tommaso in Giappone. No, sì, tondake.it/viaggi in Giappone. Niente, 8 anni che sono, ancora non l'ho imparato. Trovate i viaggi tra l'altro per tutto l'anno ormai, ci sono anche per l'autunno, per l'inverno, la primavera ovviamente arriverà più avanti, credo a fine agosto, primo di settembre, comunque a fine estate. Ci vediamo alla prossima dalla Giappone. Ciao ciao. Ciao.